Gli amici, buonasera. Sono tanto felice questa sera di essere ancora qui con voi. Cercherò di fare il mio meglio, cercherò di farvi vedere numerosi esemplari e farvi maggiormente amare gli animali. Ora vi presento ancora il mio fido collaboratore, il nostro caro Andalù, che in particolare tutti i bambini ricordano con gran piacere. Grazie a voi. Caro Andalù. Grazie. Allora cominciamo, vuoi portarmi il primo esemplare? Cominciamo con un piccolo. Avanti Andalù. Ecco qua. Ecco. Qui abbiamo un varano del Nilo. Aspetta che questo... E questo è agitato. Sì, è agitato. Il calore ha cominciato a sentirlo, non siamo... Ecco. E questo se morde veramente potrebbe far male, ma adesso noi lo calmiamo subito. Eccolo qua. Eccolo, lascia. Ecco. Questo è un varano del Nilo. Vive bene sia in acqua che a terra. Si trova vicino a tutti i fiumi africani. E particolarmente nel Nilo, perché ricava il nome. Questo Msauro si assomiglia moltissimo agli antichi dinosauri, come vedete la forma. Quando lotta con i suoi consimili, si alza in piedi e con questi terribili unghioni cerca di far male all'avversario. La pelle è ricercata dagli indigeni perché la vendono, perché ne ricavano una ottima pelliceria per scarpe. Noi lo vediamo sotto un altro aspetto, non proprio quello della pelle, ma lo vediamo come animale da giardino zoologico. È un animale molto curioso. Figuratevi che in Egitto, nell'antico Egitto, in onore a questo animale che è stato adorato, ne avevano fatto addirittura dei monumenti a questo varano. Era ritenuto sacro anche questo. Questo animale è molto utile per l'Africa perché si nutre prevalentemente di uova di coccodrilli, quindi distrugge degli animali che sono abbastanza pericolosi per gli indigeni. Così contribuisce a lasciarli tranquilli. Ma loro non considerano questo grande aiuto che dà a loro e se lo prendono lo mangiano. Ora rimandiamo il nostro varano nella cassetta. Aspetta, qua così Andalù, non stringere molto, poverino, eccolo, perché se ti dà il morsacot lo sai, eh? Ecco. Questo varano era di dimensione enormemente più grande. Questo può raggiungere la dimensione di 2 metri e veramente sono pericolosi. Bisogna vedere come salgono sugli alberi e devastano i nidi degli uccelli, mangiano uova, piccolini, sono di un'ingordigia formidabile. Quindi stanno sia nell'acqua che fuori. Ecco qui un altro esemplare. Questo è della stessa famiglia dei varani, solamente che non è africano, è americano, è il tejo. Tejo tupinambus. Vedete questa lingua lunghissima? Non è una lingua come tanti credono che abbia le punte, che possa pungere, non è velenoso. È un animale che con la lingua è un po' il suo radar, ne fa da radar, sente con la lingua la parte dove può essere da antenna, da ricevente. La pelle è marmorizzata, è grigia e nera, è una delle più ricercate in America per gli oggetti di pelletteria ricercata. Questa non è pericolosa, quindi la catturano facilmente? No, catturano facilmente, vive nelle piantagioni di canne da zucchero e si trova in abbondanza nell'America centrale, nell'isola di Giamaica, a Cuba in particolare. Questi animali non sono aggressivi, però se mordono sono sempre pericolosi come tutti i varani. Ecco qui, adesso ne portiamo un altro esemplare. Ecco la testina. Lei riprende sempre l'attaccatura della testa. Sì, perché questi sauri, vicino alla testa, hanno dei centri nervosi che basta leggermente saperli stringere in quel determinato modo si immobilizza l'animale. E questo vediamo che cos'è. Questi devono essere dei... Ecco, questo è un esemplare molto raro. È un Piscinatus. Questo potrebbe essere proprio un vero dinosauro. Vediamo se riusciamo a farlo star fermo un attimo, per farlo ammirare molto bene, perché ne vale la pena. Sì, specialmente la cresta lungo. Questo ha la cresta, ai lati della testa, sul dorso, e vive
vicina all'acqua perché fa vita anfibia, sta dentro e fuori dell'acqua. È protetto da tutte le leggi che proteggono la caccia nella Nuova Guinea e nella Nuova Zelanda, perché è una rarità, una varietà che si va estinguendo. E ancora la particolarità del terzo occhio. Sì, questo ha un terzo occhio in cima alla testa, non si vede a occhio nudo perché è coperto da una membrana. Sì, oramai non ha più la funzione. Anticamente i naturalisti dicono che avesse il terzo occhio. Vediamo se sta fermo. Eccolo lì. È un animale molto curioso. Figuratevi che in Egitto, nell'antico Egitto, in onore a questo animale che è stato adorato, ne avevano fatto addirittura dei monumenti a questo varano. Era ritenuto sacro. Era ritenuto sacro anche questo. Questo animale è molto utile per l'Africa perché si nutre prevalentemente di uova di coccodrilli, quindi distrugge degli animali che sono abbastanza pericolosi per gli indigeni. Così contribuisce a lasciarli tranquilli. Ma loro non considerano questo grande aiuto che dà a loro e se lo prendono lo mangiano. Ora rimandiamo il nostro varano nella cassetta. Aspetta, qua così andalù, non stringere molto, poverino, eccolo, perché se ti dà il morsacco. Amici, buonasera, sono tanto felice questa sera di essere ancora qui con voi. Cercherò di fare il mio meglio, cercherò di farvi vedere numerosi esemplari e farvi maggiormente amare gli animali. Ora vi presento ancora il mio fido collaboratore, il nostro caro Andalù, che in particolare tutti i bambini ricordano con gran piacere. Grazie molto. Caro Andalù. Grazie. Allora cominciamo, vuoi portarmi il primo esemplare? Cominciamo con un piccolo, avanti Andalù, ecco qua, ecco, qui abbiamo un varano del Nilo, aspetta che questo, è tutto agitato, sì, è agitato, il calore ha cominciato a sentirlo, e questo se morde veramente potrebbe far male, ma adesso noi lo calmiamo subito, eccolo qua, eccolo, lascia, ecco. Questo è un varano del Nilo, vive bene sia in acqua che a terra. Si trova vicino a tutti i fiumi africani. E particolarmente nel Nilo, perché ricava il nome. Questo Msauro si assomiglia moltissimo agli antichi dinosauri, come vedete la forma. Quando lotta con i suoi consimili, si alza in piedi e con questi terribili unghioni cerca di far male all'avversario. La pelle è ricercata dagli indigeni perché la vendono, perché ne ricavano una ottima pelliceria per scarpe. Noi lo vediamo sotto un altro aspetto, non proprio quello della pelle, ma lo vediamo come animale da giardino zoologico. La parte dove ci può essere da antenna, da ricevente. La pelle è marmorizzata, è grigia e nera. È una delle più ricercate in America per gli oggetti di pelletteria ricercata. Questa non è pericolosa, quindi la catturano facilmente? No, catturano facilmente, vive nelle piantagioni di canne da zucchero e si trova in abbondanza nell'America centrale, nell'isola di Giamaica, a Cuba in particolare. Questi animali non sono aggressivi, però se mordono sono sempre pericolosi come tutti i varani. Ecco qui, adesso lo portiamo. Ne portiamo un altro esemplare. Ecco la testina. Lei riprende sempre l'attaccatura della testa. Sì, perché questi sauri, vicino alla testa, hanno dei centri nervosi che basta leggermente saperli stringere in quel determinato modo. Ecco. Questo varano era di dimensione enormemente più grande. Questo può raggiungere la dimensione di 2 metri e veramente sono pericolosi. Bisogna vedere come salgono sugli alberi. E devastano i nidi degli uccelli, mangiano uova, piccolini, sono di un'ingordigia formidabile. Quindi stanno sia nell'acqua che fuori. Ecco qui un altro esemplare. Questo è della stessa famiglia dei varani, solamente che non è africano, è americano. È il tejo. Tejo tupinambus. Vedete questa lingua lunghissima? Non è una lingua come tanti credono che abbia le punte che possa pungere, non è velenoso. È un animale che con la lingua è un po' il suo radar.
ne fa da radar, sente con la lingua le, sia gli...